Siamo con Alfredo D'Agostini, direttore sportivo degli allievi e giovanissimi regionali del Pucetta. Partiamo, direttore, dalla fantastica notizia di questi giorni, cioè del passaggio, della ratifica del passaggio ai campionati regionali delle due formazioni. Il compito sarà molto più gravoso, per lei quindi inizia questa avventura importante, cosa ci può dire? Allora, sì, la notizia è stata, diciamo, il coronamento di due campionati, anche se si sono conclusi in maniera un po' anomala. Purtroppo i noti fatti accaduti a livello nazionale hanno portato a questa evoluzione. Sì, sicuramente l'impegno è più gravoso rispetto a quello che sono i campionati provinciali. Quel poco di esperienza che ho, perché comunque la prima volta che mi trovo a svolgere questo tipo di ruolo, quel poco di esperienza che ho, appunto, sicuramente sarà un campionato, dei campionati saranno più impegnativi. Però ci stiamo muovendo per tempo con il direttore generale Ugo Petitta, abbiamo già avuto dei contatti, speriamo di riuscire a far bene. Noi ce la mettiamo tutta, l'entusiasmo c'è, insomma, vediamo un po' che cosa ne esce fuori. I tecnici delle due formazioni sono stati già scelti? Allora, per quanto riguarda i tecnici delle formazioni, sono per gli allievi regionali il mister Pierluigi Liberati, navigato mister da svariati anni, quindi con esperienza già passata anche sempre in questo tipo di campionati. E invece per i giovanissimi regionali mettiamo ancora, non la diamo con assoluta certezza. Cosa ti ha convinto a sposare questo progetto? Allora, innanzitutto il progetto Pucetta mi ha convinto subito, innanzitutto l'amicizia con Ugo, col direttore generale, un'amicizia che risale dai tempi antichi, siamo andati a scuola insieme. Abbiamo avuto già un'esperienza insieme a Maiano, quello che era Maiano Montevelino, e alla fine la situazione era molto simile, e poi non è andata a buon fine per colpe non nostre. Quindi quando mi ha chiamato, mi ha prospettato la possibilità appunto che Pucetta potesse fare questi due campionati regionali, non ho esitato un attimino ad accettare, perché so che comunque è una grande famiglia, è una società seria e con Ugo c'è un rapporto particolare che va oltre il campo, quindi c'è l'amicizia. Passando quindi all'analisi, agli obiettivi che si porranno nelle due formazioni, quali saranno? Semplice salvezza o qualcosa di più? Beh, diciamo che quest'anno, forse mi ripeto, il Pucetta, specialmente per quanto riguarda gli allievi, i giovanissimi regionali, è l'anno zero. Quindi stiamo costruendo, sicuramente è una buona base di partenza, quello che c'era già prima, il materiale che c'era già prima, i ragazzi, preparati bene da Mister Mazzei, a cui faccio comunque i complimenti per i risultati. Integreremo con altri ragazzi che abbiamo già qualcosa, abbiamo già visionato, qualcos'altro andremo a visionare successivamente. Sicuramente quando si parte da zero così, il primo obiettivo è quello della salvezza. Dopo il calcio dà sempre belle soddisfazioni quando si lavora bene, altrimenti prenderemo quello che viene, però l'obiettivo è quello della salvezza. Nei giorni scorsi c'è stato un meeting, chiamiamolo così, con dei ragazzi che hanno visionato un po' il progetto del Pucetta, sono venuti qui a conoscere un po' la situazione, i dirigenti con i genitori. Ecco, cosa ci può dire? Com'è stata questa giornata? Allora, innanzitutto è stato un bellissimo pomeriggio. Abbiamo invitato genitori, alcuni ragazzi, abbiamo presentato quello che è la casa nuova del Pucetta, questo splendido campo che il Comune di Avezzano ci mette a disposizione. E con l'occasione abbiamo presentato anche il mister, l'allenatore, quello che sarà lo staff che seguirà i ragazzi. Parliamo degli allievi regionali, quindi i dirigenti accompagnatori. Devo dire che con molta soddisfazione abbiamo avuto una grande risposta, tanti bravi ragazzi, e anche da parte dei genitori mi è sembrato di vedere delle buone risposte. Speriamo bene di poter concludere quello che abbiamo iniziato nel migliore dei modi.